Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 13 febbraio noi ricordiamo il beato angelo Tancredi da Rieti. Ascoltiamo. Angelo Tancredi fu il primo cavaliere ad unirsi a San Francesco, divenendo uno dei 12 cavalieri di Madonna Povertà, e la sua virtù caratteristica era la cortesia. Come scrive il Celano, il frate minore era tra quelli a lui molto diletti, e San Francesco disse: «Sarebbe un buon frate minore colui che avesse la cortesia di Angelo, che fu il primo cavaliere entrato nell'ordine, e fu adorno di ogni gentilezza e bontà». Si conobbero quando Angelo era al servizio del cardinale Leone Brancaleone di Santa Croce in Gerusalemme. Francesco lo invitò a seguirlo perché potesse diventare cavaliere di Cristo. Apprezzava molto le sue doti. Era cortese, gentile, discreto, rispettoso. Divenne il suo guardiano personale. E questo delicato compito, se da un lato fu un privilegio, dall'altro fu un'enorme responsabilità, perché Francesco lo obbediva in tutto. Tra i due si instaurò un forte legame d'amicizia, quasi fraterno. Molti sono gli episodi legati ad Angelo, quando ritornò nella sua Rieti per far curare gli occhi di Francesco, come per esempio quello della donna di Machilone, oggi posta in provincia di Rieti, in cura dallo stesso oculista, alla quale il santo donò il mantello. Fu il frate reatino a preoccuparsi di tutto e insieme trascorsero gli anni più belli. Angelo, insieme ai compagni Rufino e Leone, confortò Francesco mentre stava morendo, cantandogli il cantico delle creature, e sempre insieme scrissero la leggenda dei tre compagni. Dopo la morte di San Francesco, frate Angelo visse altri 30 anni. Fu un periodo di profonda evoluzione dell'ordine serafico, un'evoluzione legata ancora però alla regola. Molte delle notizie che abbiamo del frate reatino sono legate a Santa Chiara, che ebbe un ruolo decisivo nella riforma della regola, poiché veniva ancora riconosciuta da tutti come autorità spirituale. Angelo visse per lo più alla Porziuncola assieme alla sua anima gemella, frate Leone, e fedele all'ideale di vita di San Francesco, vivere tra la gente senza dover rinunciare al suo eremo. Nel 1246 i tre frati, Angelo, Leone e Rufino, se ne tornarono a Greccio per respirare la primitiva aria francescana e per allontanarsi dai molteplici arrivi di frati che arrivavano ad Assisi per l'elezione del ministro generale. Scrissero una lettera da Greccio al ministro generale Crescenzo da Iesi, molto importante non solo come documento storico letterario, ma anche perché ha il sapore di una vera e propria fuga da Assisi. Sarebbero ritornati ad Assisi solo quando seppero dell'aggravarsi delle condizioni di salute di Chiara. Accanto alla Santa Morente, nell'agosto del 1253, ci saranno sempre loro, gli amici di sempre, Angelo e Leone. Sempre loro rappresenteranno l'ordine nel processo di canonizzazione di Santa Chiara. Frate Angelo morì nella Porziuncola il 13 febbraio del 1257. Venne sepolto nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco insieme a Rufino, Masseo e Leone. Sono le sentinelle dei resti mortali di San Francesco. Angelo, tra i primi compagni di San Francesco, il primo cavaliere ad unirsi effettivamente a quello che è stato l'ordine dei frati minori, così cominciato con l'esempio e con l'intuizione di San Francesco di Assisi. Francesco lo ricorda per una sua virtù in particolare, la cortesia. Ecco, essere gentili, essere coloro che hanno buone maniere, che cosa vuol dire? Vuol dire non essere violenti con gli altri, vuol dire semplicemente essere affettuosi, vuol dire essere accoglienti, vuol dire non pretendere. Ecco, sono tutti atteggiamenti questi che dobbiamo verificare se sono presenti nella nostra vita, perché crescendo a volte impariamo che è più conveniente essere aggressivi che cortesi. Se vuoi quello che vuoi, se vuoi ottenere quello che vuoi, allora un pochino devi calcare la mano, un pochino devi osare. Beh, forse questo è vero, ma c'è una qualità
corpo e del vivere che ne viene assolutamente compromessa, e questo noi non lo teniamo in considerazione. Quindi la cortesia ci consente oggi di spostare un pochino il nostro punto di vista da quello che vogliamo ottenere e poi effettivamente il prezzo che dobbiamo pagare per ottenerlo. E io conosco tante persone che sono cortesi, perché anche quello della cortesia è un cammino, e le vedo pacificate, nonostante tutto, anche quando ricevono un no, anche quando ricevono una risposta maleducata. Ecco, magari invece di arrabbiarsi, loro riescono comunque a rimanere sereni. Forse Angelo, ecco, era una persona di queste, e anche noi vogliamo fare un passo verso questa virtù, la cortesia, e appunto ci invochiamo la protezione e l'intercessione del Beato Angelo e gli diciamo: Beato Angelo, prega per noi.